forza, abbiamo portato la luce, abbiamo tracciato la nostra via, abbiamo scritto un futuro nuovo, un futuro tinto d'azzurro. Siamo partiti dalle retrovie, dal primo turno, siamo risaliti dai sotterranei dell'anonimato, abbiamo masticato amaro, abbiamo versato le lacrime di chi soffre, ma che sa in cuor suo che il sogno presto o tardi diventerà realtà. E oggi ci prepariamo a piangere ancora, ma stasera piangiamo di felicità, piangiamo di gioia. Potete sorridere, azzurri, perché ci avete fatto sognare, avete saputo sognare voi in primis e poi avete fatto sognare noi. Ci avete uniti sotto una bandiera, sotto al colore azzurro, avete fatto battere all'unisono i cuori di ciascuno di noi. Stasera la pallamano europea guarda, guarda ancora Podgorica, ma stasera non guardano gli altri, stasera guardano tutti noi, stasera guardano l'Italia, perché adesso ci siamo davvero. 34-32, il sogno è diventato realtà. Dopo 27 anni l'Italia della pallamano è qualificata alla fase finale dei campionati mondiali. Andiamo ai campionati del mondo 2025. Incredibile, incredibile, incredibile. Emozioni, emozioni allo stato puro, quelle che ci sono arrivate in questo fine settimana da Podgorica. È stato il weekend in cui l'Italia della pallamano ha scritto una importantissima e nuova pagina della propria storia. A distanza di 27 anni l'Italia maschile torna alla fase finale dei campionati mondiali, lo farà dunque nel gennaio del 2025 per i campionati mondiali che si giocheranno tra Croazia e Norvegia, con la finale in programma ad Oslo e in casa dei campioni in carica della Danimarca. Una pagina bellissima scritta dalla nostra nazionale, dalla nazionale guidata da Riccardo Trillini, con due grandissime vittorie che hanno sovvertito i pronostici dell'ultimo turno di qualificazione, quello contro il Montenegro, ma un percorso, quello della nazionale, che è cominciato, era cominciato dal primo turno con le due vittorie, anzi le due vittorie contro il Belgio nel secondo turno, ma la vittoria precedente a ribaltare completamente l'andamento della prima e nefasta sfida del primo turno di qualificazione sul campo della Turchia. Grandi emozioni naturalmente, non potrebbe essere altrimenti. Allora questa puntata sarà totalmente, quasi del tutto dedicata all'impresa della nazionale, a quello che è successo in Montenegro, a Podgorica. Lo faremo ascoltando i protagonisti e in primis lo saluto in collegamento il timoniere di questa nazionale, il direttore tecnico Riccardo Trillini. Ciao Riccardo. Ciao Matteo, grazie dell'invito come sempre. Ho fatto fatica a, insomma, rielaborare un po', ecco, l'introduzione, no, di questa puntata, perché l'emozione riguardando le immagini è ancora forte. Ti chiedo intanto come stai adesso, come stai, come ti senti essendo passata qualche ora, no? Un pochettino più a freddo rispetto alle emozioni di Podgorica. Chiaramente sto molto bene. Sto realizzando quello che abbiamo fatto e questo mi fa stare ancora meglio, perché nel dopo partita ci sono dei festeggiamenti, ci sono dei pianti, come capita in tante vittorie. E in questo momento però è diverso, perché questa non è solo una vittoria, è una conquista di un obiettivo, e quindi che rimarrà per sempre. Anche se si fa bene, bisogna sempre avere dei risultati che sono indiscutibili, per cui questo mi dà grande soddisfazione. Sto benissimo, Matteo. Mi sto riposando, quindi sto cercando di rispondere a tutti gli amici e tutta la gente che abbiamo fatto felice, perché lo meritano, e va bene così. Assolutamente bene così, Riccardo. Un percorso tecnico, quello di questa nazionale, che sicuramente parte da lontano, no? All'interno c'è stato un ricambio graduale ma generazionale importante. Tu nell'intervista dopo partita immediatamente hai ringraziato anche, no, i giocatori che hanno fatto parte del primo tuo percorso dal direttore tecnico, che quindi facevano già parte delle nazionali precedenti, da Pasquale Maione che ne era il capitano, ma non soltanto lui, e poi gradualmente
attualmente si sono inseriti in questa nazionale i giovanissimi, dalla generazione dei 2000 poi in avanti, fino ad arrivare ai 2005, a De Angelis e a Manojlovic, nel mezzo la generazione dei 2002, poi anche no, troviamo Jack Savini, quindi classe 98-99, la generazione che anche prima era arrivata a livello giovanile molto vicina alla promozione, che poi è arrivata invece con i 2000. È stato un percorso tecnico in cui questa Italia si è costruita un'identità da un punto proprio di vista di pallamano giocata, no? Perché è una squadra senza grandi tiratori, ma con un eccellente portiere, un'identità difensiva forte e un gioco d'attacco plasmato sulle caratteristiche di questi giocatori. Sì, hai toccato tanti argomenti, nel senso che veramente è stato un percorso tecnico, ma prima di tutti è stato un percorso mentale, e non è una frase fatta, perché si vince a Podgorica solo se si ha una grande mentalità, una grande consapevolezza, che forse è nata definitivamente nella seconda partita con la Turchia. Sicuramente da lì non abbiamo più perso, questa è una cosa incredibile. Vincere là non significa solo poter giocare bene o in una certa maniera, ma essere fortissimi dal punto di vista caratteriale. E questo percorso sì, è cominciato tanti anni fa, e chiaramente i giocatori cambiano, così come i tecnici, ma tutti hanno contribuito a farla crescere, questa cultura della vittoria o volere ottenere un successo. Io mi ricordo bene che all'inizio parlavamo con Beppe Tedesco, che aveva preso in mano questa squadra di talenti, numerosissima di talenti come quella dei 2000, e io la senior e tutte le nazionali giovanili. Ci siamo detti: qui la prima cosa che deve cambiare è questa idea che dobbiamo andare a fare bella figura, perché da lì non ne usciamo, faremo sempre più o meno belle e brutte figure, però noi dobbiamo andare per vincere, dobbiamo far capire ai giocatori che non è perché uno è italiano e non può vincere niente, quindi cambiamola subito, e questo l'abbiamo fatto. Ogni partita dalle amichevoli a qualsiasi tipo di campionato andava vinta, anche prendendosi dei rischi, perché quando tu dichiari che vuoi vincere alcune partite, se poi le perdi non hai messo le mani avanti, quindi abbiamo fatto anche delle brutte figure anche per questo. E questo è troppo importante. Mi ricordo anche che il presidente, nei primi incontri, Pasquale Loria, mi disse: io non vorrei sempre delle belle partite o dei primi tempi vinti e poi magari si perde sempre tutte le volte. E questo è quello che stava capitando, ci accontentavamo un po' di tanto. Siamo partiti da lì, è cresciuta, siamo andati a vincere a Podgorica. Io penso che sia straordinario. E come hai detto tu, c'è un aspetto tattico, disciplinare, una filosofia di gioco pazzesca, perché come ho detto in conferenza stampa a fine partita, noi eravamo più forti del Montenegro. Io mi rendo conto di dire una cosa che può sembrare blasfema, però quando vidi la prima partita del Montenegro dissi è impossibile vincere, poi vidi la seconda, poi la terza, e capii che erano tutti tiratori, e il fatto di essere tutti belli, alti, grossi tiratori può far sembrare una squadra fortissima, e noi non ce l'avevamo, abbiamo l'opposto. Però abbiamo giocato sulle nostre armi, cercato di sfruttare le loro debolezze, che era quelle di non avere un vero centrale di ruolo, non avere un'applicazione tattica importante, giocavano un po' diciamo quasi liberamente, grazie alla forza anche al cuore dei ragazzi, perché poi a vederli così giocare con un Savini 60 minuti che non potevo assolutamente togliere, ti fa capire che poteva essere l'inferno di Podgorica oppure l'inferno vero, non sarebbe cambiato niente. Assolutamente, stiamo rivedendo alcune delle immagini della vittoria 34-32, lo ripetiamo, l'Italia ha bissato le due vittorie, perché ha prima battuto 32-26 il Montenegro alla Pala San Giacomo di Conversano, e anche lì Riccardo si è trasformato in un inferno pure quello, poi no, quello è stata sicuramente un'iniezione di fiducia, no, trovarsi
quell'atmosfera tutta a nostro favore, anche sapere, no, che c'era un'Italia della pallamano che tifava per questa nazionale, vincere bene, vincere con 6 gol, ha dato sicuramente uno slancio ulteriore, oltre poi a quello che dicevi tu, perché è innegabile che l'Italia è risultata essere più forte sicuramente del Montenegro. Ma per essere più forti bisogna crederci, bisogna essere consapevoli di questo. Chiaramente la nazionale deve giocare in certi contesti, in certe atmosfere, perché la sua missione è anche quella di aprire i cuori di tutti i tifosi e con l'esempio che questi ragazzi possono dare, far capire che la pallamano è tanta passione ma anche tanta professionalità, e bisogna farlo vedere in tutti i palazzetti d'Italia se possibile. Conversano poi è speciale perché la pallamano non lo so, non sarà nata lì, ma lì ci sono passati tutti i più grandi campioni e le più grandi vittorie, per cui ci ha sicuramente aiutato tantissimo. Però come ho detto ai ragazzi, questo tifo, questo calore ci fa sentire le emozioni più forti e ce le fa sentire indimenticabili, nel senso che poi ce la ricorderemo sempre quella partita, ma realmente noi siamo forti. Cioè il pubblico ti aiuta, ma l'uno contro uno siamo più forti, ma in difesa siamo più forti lo stesso, siamo stati noi. Poi ci pensi, abbiamo fatto un'altra impresa, che è quella di vincere di più 10 in campo internazionale con un avversario di pari livello, e questo l'abbiamo fatto in un contesto invece completamente diverso, non consono probabilmente a una nazionale. Questo ribadisce che questi ragazzi hanno una forza incredibile. Non lo dico adesso perché hanno vinto, ma perché è così, io li conosco bene. Ah, sì, no, su questo non ci sono dubbi. Capitano di questa nazionale, Andrea Parisini, uno dei giocatori più rappresentativi del panorama italiano. A lui abbiamo chiesto subito a caldo, immediatamente dopo la partita, di commentare le sensazioni legate a questa storica qualificazione dell'Italia ai campionati mondiali. Ascoltiamo. Innanzitutto abbiamo trovato un'atmosfera incredibile, pazzesco, pazzetto. Non c'era un seggiolino libero e soprattutto gli ultras che erano lì in alto erano incredibili, hanno sostenuto la loro squadra fino all'ultimo secondo nonostante il risultato. È stato bellissimo. Spero che questo passo che abbiamo fatto oggi, perché abbiamo scritto la storia oggi, spero che questo passo possa far scoprire alla gente che esiste questo sport in Italia, che ci sono ragazzi che fanno sacrifici per farsi conoscere, per fare questo sport, perché in Italia non è professionistico ancora. E cosa dire, oggi abbiamo fatto una cosa pazzesca. E come hai detto tu, un conto era venire qui, soffrire, vedere come andava la partita, gestire il vantaggio. Invece ci siamo detti no, loro sono gli stessi di giovedì e dobbiamo dimostrare a tutti che giovedì non è stato un caso, giovedì non è stata la loro partita, no, è la nostra partita migliore. No, noi dobbiamo venire qui, fare il nostro gioco, imporre la nostra velocità, il nostro ritmo, e potevamo vincere anche qui, ce lo siamo detti, l'abbiamo fatto, perché fare poi c'è di mezzo il mare, l'abbiamo fatto, e cosa dire, sono orgoglioso di tutti i ragazzi, di tutto il movimento, sette anni di fallimenti, di gioie, di pianti per qualificazioni mancate, di un niente, e stavolta ci siamo al mondiale. Anche dirlo mi sembra una battuta, invece siamo al mondiale e questo rimarrà nella storia. Abbiamo scritto la storia oggi. Riccardo, prima parlavamo, no, di quel graduale ricambio che c'è stato in questo organico nel corso degli anni, ma è stato un organico che vuoi forse perché alcuni dei ragazzi più giovani, gran parte, giocavano già insieme nelle giovanili, ma che ha trovato subito una sua armonia, no, anche a livello proprio di gruppo. Io poi ho avuto la possibilità tante volte di vivere questo gruppo dall'interno e effettivamente c'è una simbiosi, no, tra questi giocatori, che poi ormai sono praticamente tutti quasi giocatori professionisti, quindi con tutte le criticità dei calendari sovraffollati, e che quindi hanno la possibilità di ritrovarsi in quelle National Team Week, così si chiamano, quei pochi appuntamenti, no, durante l'anno. Però sembra quasi che siano, sì, insieme tutti i giorni. Sì, perché si trovano bene, e questo è un fattore troppo importante per una nazionale, perché sempre di più noi non abbiamo possibilità di
di fare delle settimane di preparazione, di lavoro, di lavoro sulla didattica, sul gioco. Ci si ritrova quasi sempre sabato e domenica e quindi bisogna poi giocare su altri fattori. Sicuramente l'integrazione di tanti giovani che venivano delle giovanili ha portato a un vantaggio che conoscono già il gioco, che abbiamo potuto impostare con tutti gli allenatori del settore giovanile fin dall'inizio. Già sapere come si chiama un certo tipo di gioco, oppure l'adattamento difensivo, quale nome ha, vuol dire che non ti trovi impreparato. Poi ti devi solo integrare con gli altri compagni che hai a fianco. Questo è un grande vantaggio, che tanti sottovalutano, ma è il vantaggio di avere un grande accordo con tutti gli altri allenatori e non cambiare spesso al prima tirata di vento un allenatore. Perché questo crea un sistema di gioco ben identificabile. Poi l'aspetto del gruppo è come hai visto, Andrea è un leader come capitano e lui ha saputo trasmettere anche questa mentalità degli anziani, che poi tutti questi anziani non sono, ma un Marrocchi ha saputo dare oltre alla classe, lui sa insegnare tante cose ai ragazzi, lo fa con tanta passione, sapendo di dover un giorno trasmettere il testimone, ma a dei ragazzi che lo meritano, e quindi poi nei pochi giorni che si ha a disposizione viene fuori il carattere che ha fatto la differenza. Tu vedevi in campo tutti piangevano perché dal più grande al più piccolo, perché ormai è una squadra. Grande gioia, grande emozione, grande euforia. In questa puntata dobbiamo anche raccontarvi, no, poi quello in parte, almeno quello che è successo in termini proprio di felicità, oltre ad analizzare nel dettaglio questo risultato. E allora il nostro capitano con le sue bimbe, proprio sul gruppo di squadra, ma mi ha dato l'ok per farvelo vedere, ha esultato, da casa, dalla Francia, con, appunto per ancora una volta celebrare questo bel risultato della nazionale. È un video che farà sorridere, vediamo. Che bello quando esco di casa per andare a morata a tifare. Ed è un risultato, quello della nostra nazionale, che ha fatto parlare anche, fortunatamente, al di là della diretta su Sky Sport Arena, che tra l'altro ha registrato numeri mai registrati prima sulla piattaforma Sky della nostra pallamano, ma che ha fatto parlare in generale il mondo dei media nazionali. Stiamo vedendo alcune delle immagini, notiziari di Sky, notiziari Rai e quant'altro. Ecco, anche questo, no, Riccardo, poi lo diciamo sempre, inevitabilmente i risultati fanno la loro parte e ecco, inevitabilmente, diciamo in generale, no? In maniera trasversale, al di là di qualunque tipo di valutazione e di ragionamento, quello che rimane dopo questo risultato è certamente un'eredità, sia in termini di visibilità che in termini di patrimonio tecnico, no? Per la pallamano italiana e poi, ripeto, per la visibilità che avremo sicuramente fino a gennaio, fino poi al grande palcoscenico dei mondiali, come movimento. Sì, questo è vero, sicuramente questa è un'opportunità che dovremmo sfruttare il più possibile. Il risultato fa sicuramente da volano all'interesse di tanti anche che dobbiamo conquistare, però anche il modo di giocare aiuta tantissimo perché poi abbiamo visto anche nel rugby che magari alla fine tanti risultati, tante conquiste non si fanno, però è sempre pieno e c'è tanto interesse perché appunto emoziona, è uno sport che emoziona, così come il nostro, partite come quelle giocate a Podgorica o a Conversano di giovedì ti trasmettono delle emozioni che restano. Io nei commenti che ricevo, nei messaggi che ricevo di tanta gente c'è questo fatto che hanno pianto in tanti, si sono emozionati in tanti. Anche i più, tra virgolette, tecnici che vedono la partita da un punto di vista di conoscenza della pallamano, di studiare determinate cose, però alla fine si sono emozionati, hanno tifato, hanno pianto di gioia e sono soddisfatti. Questo aiuta tantissimo. Indubbiamente, premetto. Anche chi non gioca, chi non è della pallamano. Certo, Io assolutamente. ho letto casualmente una pagina di non pallamanisti che oltre a ribadire che è uno sport sottovalutato, ma è spettacolare, lo dicevano loro, dicevano che si sono emozionati per questa partita.
Quindi è così che si conquista. Speriamo ai mondiali di far bene altrettanto, di trasmettere questo gioia, questo carattere, questo cuore che i ragazzi della nazionale senior mettono sempre in campo. Indubbiamente, un ito tra l'altro poi alla spettacolarità in sé del nostro sport, esalta il tutto. Scherzo, è uno scherzo, ma devi chiamare Pozzecco adesso, perché tra direttore tecnico e direttore tecnico lui aveva detto, quando il rugby ha messo in fila una serie di risultati nel Sei Nazioni, ci mancava anche il rugby nel cominciare a vincere. Adesso gli devi dire che ci siamo pure noi della pallamano. Sì, lasciamo. Mi ha colpito questa cosa di Pozzecco, ma io l'ho interpretata solo che non aveva per niente citato la palla a mano, e forse era un bene, perché l'avrebbe citata al pari di altri sport. Adesso che... possiamo alzare la mano, però adesso dai, diciamo così, scherzi a parte. Grazie con Riccardo, orgoglio, con orgoglio, con orgoglio. Da parte di tutti. Assolutamente sì. Grazie a Riccardo Trillini, complimenti Riccardo per questo risultato. Grazie, grazie anche a te. Complimenti per come ce la racconti, come la racconti la pallamano. Per raccontare una cosa ci vogliono comunque gli interpreti, i protagonisti e le emozioni, quindi ecco, questo è il primo aspetto fondamentale. A proposito di emozioni, io ti saluto, ma ti prego di rimanere, seppure dietro le quinte, ma collegato, perché mostriamo un video confezionato da Sabrina Alessio al termine della partita, proprio da bordo campo, molto emozionante, perché sono le esultanze degli azzurri, le grande gioia al termine della partita. Grazie ancora a Riccardo Trillini e poi un nuovo ospite azzurro. Grazie a te, ciao. Rieccoci in studio dopo il video. Il livello di emozioni sale piano piano, perché continuiamo a vedere queste immagini, e sono immagini che nascondono naturalmente gli sforzi della nostra nazionale, gli sforzi di questi ragazzi per raggiungere un obiettivo, quello della partecipazione alla fase finale dei mondiali, che mancava dal 1997, da 27 anni, seconda volta per l'Italia. Il ministro della difesa è in collegamento con noi. Saluto Davide Bulzamini. Ciao Bulza, come stai? Emozionato perché il video sei riuscito a vederlo? Ciao a tutti, ciao a tutti. Sì, come ti ho detto, è 2 giorni che quando parlo di quello che abbiamo fatto mi si rompe la voce, quindi spero non mi si rompa in diretta. Eh sì, sarebbe bello lo stesso. Allora, prima di tutto la parte emotiva, la parte emozionale, che cosa c'è dietro questo risultato? Ho letto anche poi un tuo bel messaggio su Instagram nelle scorse ore, e quindi vincere a Podgorica, prendersi la qualificazione, ma farlo riuscendo a far emozionare il pubblico della pallamano anche. Sì, diciamo che
A parte il risultato in sé, che è come tutti sappiamo storico perché mancava da tanto tempo ed era successo solo una volta, secondo me l'immagine è ancora più grande perché vedere appunto l'entusiasmo che siamo riusciti a trasmettere alla gente, vedere la felicità, i messaggi che ci sono arrivati di gente che si è commossa guardando la partita. Secondo me è questa la vera vittoria oltre a quella che abbiamo ottenuto sul campo perché si vince quando si trasmette quello che si prova e penso che questo gruppo sia riuscito a farlo, ecco. Assolutamente, su questo non c'è dubbio, sono assolutamente d'accordo con te, ci siete riusciti e ci siete riusciti, devo dire, poi nel tempo, non soltanto in queste qualificazioni ai campionati mondiali, perché il seguito, l'ammirazione, la voglia di emulazione anche dei giovanissimi nei confronti di questa nazionale è una cosa che è venuta fuori pian piano, partita dopo partita. Ti chiedo che cosa è cambiato, se è cambiato qualcosa nella vostra testa, dalla partita persa contro la Polonia a quella poi vinta adesso, le due partite contro il Montenegro. Perché te lo chiedo? Perché le partite avevamo dimostrato già negli anni, no? Una crescita che ci aveva permesso, per esempio, partendo da fascia 4, di arrivare sempre come terze nella classifica del nostro girone, quindi di superare la nostra posizione di partenza. E poi c'era sempre mancato l'ultimo scoglio, l'ultimo step, lo scalino da salire per battere quelli un po' più forti, quelli che erano nel gradino sopra. Il Montenegro è assimilabile a quello che poteva essere la Polonia, ad aprile dell'anno scorso, a maggio dell'anno scorso. È successo qualcosa? Che cosa è cambiato per andare poi a vincere anche a Podgorica? Io ti direi che non è cambiato niente, nel senso che noi, questo gruppo, ha sempre affrontato ogni partita, ogni allenamento con lo stesso spirito, con la stessa mentalità, con la stessa voglia di fare bene. Io penso che sia più una questione di tempo, una questione fisiologica, perché come tutti i processi si ha bisogno di tempo e come ho detto ai ragazzi prima della partita non bisogna molte volte concentrarsi proprio sul dettaglio che per esempio contro la Polonia poteva essere il fatto di aver perso la partita, ma bisogna avere un'immagine un po' più grande e vedere che nonostante diciamo, questi fallimenti durante il percorso la direzione era quella giusta, quindi secondo me è stata una questione di tempo. Lo sport alla fine fa i conti pari e era questione di tempo. Io ero sicuro che prima o poi un risultato sarebbe arrivato e sono certo che anche gli altri ragazzi dentro di loro lo sapevano, ecco. Cammino in queste qualificazioni mondiali che era cominciato in un inferno, quello di Sakarya, dove era andato tutto malissimo, poi ribaltato con un più 10 clamoroso che ha fatto parlare l'Europa, il Kiel è arrivato secondo in Champions League, scherzi a parte, che ha fatto davvero parlare tutti contro la Turchia, ed è finito in un inferno, in quello di Podgorica, dove l'Italia ha portato davvero la luce, la propria luce azzurra, ottenendo la qualificazione. Rivediamo gli highlights della sfida, della vittoria di Podgorica. Italia che partirà con il pallone in mano da sinistra a destra dei vostri schermi con la tenuta azzurra maglia rossa per il Montenegro. È iniziata Montenegro-Italia, gara di ritorno delle qualificazioni ai campionati mondiali per Jack Savini. Si torna centralmente, tutto chiuso ancora. Allora Marrocchi dentro per il capitano. Arriva la prima rete della partita. Sblocchiamo il punteggio 1-0. Borosan verso destra, perdiamo la marcatura su Vujovic che pesca il secondo palo. Un attimo dall'altra parte Savini. Che gol! Un missile di Jack Superman Savini. Scusa Gigi, riprendo la parola Vai, vai, perché vai! intanto Bronzo va in contropiede e la Ecco! mette all'incrocio dei pali. 9-5 il risultato. Savini attacca col palleggio, ancora Simone Mengon, torna per vie centrali, tutto chiuso, vuole lui l'uno contro uno, scappa ancora, ancora Che cosa ha Savini. fatto? La palla larga, Bortoli in ritmo, può andare, primo Sì! palo, rete, Sì! più 3, più 3. Quattro sono le parate che separano. Inizia il secondo tempo, subito il Montenegro col pallone in mano, Vujovic, Marco Mengon, Simone, si Che coordina! gol! Da Piran per Bronzo, lo invita alla conclusione, Sette, sette, sette Umberto gol! Bronzo, la nazionale lo è quella di Savini,
ancora di più. Ed eccolo qua. Ma che cosa si è inventato? Eccolo qua. Eccolo qua. Eccolo qua. Sì, sì. Il Montenegro che va in contropiede con Korsović. Rete. Perché adesso ci siamo davvero. 34-32. Il sogno è diventato realtà. Dopo 27 anni l'Italia della pallamano è qualificata alla fase finale dei campionati mondiali. Andiamo ai campionati del mondo 2025. Incredibile, incredibile. Davide, io ti ho chiamato ministro della difesa perché là dietro li abbiamo davvero cancellati nelle due partite, nei 120 minuti tra Conversano e Podgorica, anche in qualche modo riadattando poi la nostra difesa storica, tra virgolette, perché è stata una difesa più profonda, più aggressiva, pensata per arginare questo Montenegro. Sì, diciamo che in difesa abbiamo giocato molto bene, siamo riusciti a fare quello su cui abbiamo lavorato nei giorni precedenti. Sapevamo che una delle loro forze era quella di tirare, con giocatori come Borzan, come Vujovic, come Chavor, e quindi sì, la chiave è stata aggredirli e diciamo che siamo riusciti bene. E non solo la mia prestazione in difesa è stata buona, ma quella di tutti, ci terrei a sottolinearlo, perché anche Hendrik, che è entrato, ha giocato benissimo, lo stesso Pari, gli stessi Mengon, Jack, tutti quelli che hanno giocato veramente hanno contribuito, dando una grande mano tra l'altro alla coppia di portieri formata da Domenico Ebner e Andrea Colleluori. Ebner in particolare ha avuto momenti davvero importanti in queste due partite. Non so se hai già visto, anche sicuramente avrai guardato un po' all'elenco delle qualificate a questi campionati mondiali, lo possiamo vedere con l'aiuto della grafica, perché siamo quasi con il booking completato, 31 su 32 squadre, rimane solamente una wild card da assegnare, con le formazioni provenienti ovviamente dal continente europeo, che sono un po' quelle che, tra virgolette, ci aspettavamo, ci siamo noi che ci siamo inseriti, ovviamente ribaltando i pronostici contro il Montenegro: Algeria, Capo Verde, Egitto, Guinea e Tunisia che arriveranno dall'Africa, dall'Asia Bahrain, Giappone, Kuwait e Qatar, dal Nord America Cuba e gli Stati Uniti che arrivano però tramite wild card, dal Sud America Argentina, Brasile e Cile. Come detto, rimane da assegnare la 32esima wild card con Andy Schmid, neo allenatore della Svizzera, che ha già alzato la mano, si è fatto avanti perché dopo l'eliminazione ai tiri dai 7 metri ha detto che la sua squadra a suo avviso meriterebbe questa wild card. Sorteggio il 29 maggio a Zagabria. Lo so, Davide, che è già un sogno esserci, però poi lì si gioca e noi a pallamano sappiamo sì. Giocare. Sì, io lo dicevo ieri con i miei amici e penso saranno gironi da 4, giusto? 8 gironi da 4 squadre, con 3 posti per il main round. Esatto. A questo punto, secondo me, l'obiettivo deve essere passare il girone, e non è una questione adesso siamo qualificati e pensiamo di essere i più forti del mondo, però quando si è lì bisogna avere un obiettivo, e secondo me è un obiettivo che, se affrontato nella maniera giusta, si può raggiungere, ecco. Vedremo ovviamente poi in fase di sorteggio, aspettiamo l'ufficialità in termini di urne da parte della Federazione Internazionale, perché è l'unico organismo, anche se già circola qualche composizione sul web, ma aspettiamo la composizione definitiva comunicata dalla Federazione Internazionale. Davide, una nazionale molto molto giovane, dove dei 94 sono praticamente i veterani insieme al professor Marrocchi, che un po' il papà che guida tutti, però no, al di là di questo è un'eredità importante, no, per la pallamano italiana questa, perché è una nazionale che ha saputo soffrire, che adesso si prende questo risultato, quindi si mette in tasca un'iniezione di fiducia, una consapevolezza nella propria forza che sarà indiscutibile fattore a favore poi nei prossimi appuntamenti, anche nelle prossime tornate di qualificazione. Ed essendo una nazionale giovane, questo ci aiuta, no? Anche a creare un principio di emulazione verso quelli che arriveranno dopo. Sì, diciamo che è proprio la cosa bella è che, a parte Pablo, che però è giovane dentro, e io e Pari, io sono 95, lui 94, siamo i più anziani, con Mimmo anche, Mimmo è un 94. E
il talento dei ragazzi è indiscutibile. A me quello che stupisce di più è, diciamo, la maturità. Mi viene da pensare a Marco, a Simone, allo stesso Tommy Bortoli. Tommy, a parte che sembra che sia in nazionale a 35 anni più o meno, e quando gioca è proprio maturo, e poi ci sono altri elementi come Jack, per esempio. Jack è fantastico, io sono la persona più felice del mondo per la partita che ha fatto lui, perché so che ha avuto in passato, quando è stato in Spagna, in Francia, dei momenti un po' tosti, ma lui è sempre stata una persona splendida e alla fine è stato ripagato con questa prestazione che veramente ci ha reso tutti ancora più felici, ecco. Grazie Davide, grazie a Davide Grazie a voi. Buzzamini e complimenti. Ciao a tutti. Grazie, a presto. Ciao, buona giornata. Grazie, grazie per averci regalato questi momenti che sicuramente non dimenticheremo mai. Un percorso, un'ultima parte di percorso di questa nazionale finita a Podgorica, ma cominciata nell'ultimo turno al Pala San Giacomo di Conversano. Lì davanti a 4.000 spettatori, gli azzurri hanno battuto 32 a 26 nella gara di andata il Montenegro. Allora, prima di collegarci con il prossimo ospite, ci gustiamo il remix di quello che è successo a Conversano. Emozioni annesse, vediamo. Piano piano proviamo a rimettere in fila le sensazioni di questa settimana incredibile, di questa settimana azzurra che ci ha consegnato il ritorno della nazionale dopo 27 anni ai campionati mondiali, alla fase finale. Un altro ospite in collegamento, ministro della Difesa salutato, adesso Superman. Ciao Jack Savini in collegamento con noi. Ciao Matteo, ciao a tutti. Il mantello non l'hai portato, non l'hai messo. No, 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 non l'ho messo. Solo quando giochi, solo quando giochi. Sì. Come stai allora? Dai, dimmi un po', c'hai questo sorriso che, tolte le lacrime di gioia, hai cominciato a ridere ed è giusto così, e non finire più, per favore. Stiamo vivendo un sogno, nel senso, sono stati questi 2 giorni fantastici, a partire da domenica sera, ma siamo tutti pieni di messaggi, di riconoscimento, di persone che ci ringraziano, quindi è normale che il sorriso sia questo e niente, davvero, è qualcosa di cui ancora non ci rendiamo conto, però è davvero tutto molto, molto, molto bello. Non so se la regia può mostrarci la clip che la Federazione Europea ti ha dedicato dopo quella partita mostruosa, mostruosa che hai giocato a Podgorica con i gemelli Mengon. Avete veramente fatto impazzire completamente la difesa del Montenegro. E, il bello di questa nazionale, no? La capacità di avere protagonisti a fasi alterne. Umberto Bronzo che ne segna 13 nella partita di andata, ma in generale, no? Poi la capacità anche in momenti della partita diversi di aiutarvi a vicenda, fuori Pablo Marrocchi, e allora viene meno anche quel sistema di rotazioni che è un po' la forza della pallamano moderna in generale e di questa nazionale, e ci sono stati dei momenti in cui in attacco te li sei caricati un po' tutti sulle spalle. Sì, domenica è stata speciale, Poi con devo mamma e papà riconoscere che sugli spalti anche, comunque no? In con mamma e papà sugli spalti, che mezzo ai 6.000 sicuramente di Podgorica.
c'erano loro due. Esatto, no, con loro due sugli spalti davvero è stata una vittoria, una prestazione ancora più magica. Ma come hai detto tu, abbiamo la capacità in questa squadra di trovare sempre interpreti diversi, sia in attacco che in difesa, che riescono a dare un apporto incredibile. E l'altro giorno in attacco sono stato, diciamo, particolarmente ispirato, ma come hai detto tu, anche i gemelli, cioè, insieme a loro sulla linea dei terzini, ogni azione eravamo in grado di mettere gravemente in difficoltà il Montenegro, non ci riuscivano a tenere, e noi stessi in campo, parlando tra di noi, avevamo tantissima fiducia, cioè non c'era minimamente un sentimento di inferiorità o di timore nei loro confronti, e nonostante il pubblico, nonostante l'ambiente, perché non capita neanche tutti i giorni di giocare davanti a 6.000 persone che per tutta la partita cantano e sostengono la squadra di casa. E quindi ancora di più per questo, quello che si è riusciti a fare è qualcosa di incredibile, ma comunque non inaspettato. Noi lo sappiamo, abbiamo lavorato, quanto abbiamo sofferto in questi anni, anche negli ultimi mesi, comunque siamo partiti da una sconfitta di 9 gol in Turchia, e doveva arrivare prima o poi questo momento, e penso sia arrivato nel migliore dei modi. È chiaro che c'è un percorso dietro, no? Questo l'abbiamo sottolineato tante volte. Davide Bulsamini ha detto: siamo stati bravi a tenere lo sguardo ampio, il pensiero ampio rispetto anche alle volte in cui ci andavamo vicini e non ci riuscivamo. Penso all'ultima tornata di qualificazione europea contro la Polonia. Però poi questo risultato ci dà consapevolezza. Davide ha detto anche: non è che siamo diventati i migliori del mondo, e questo penso che ognuno di voi sia consapevole di questo, e lo sappiamo anche noi che abbiamo la possibilità di seguirvi e di raccontarvi, però un po' di consapevolezza in più di poter stare a livello di squadre come il Montenegro o come altre squadre che troveremo ai mondiali, questo sì, questo ce l'abbiamo adesso, ora più di prima. Certo che un risultato del genere ci aiuta ad avere consapevolezza nei nostri. Noi sapevamo già di avere una nostra identità, ma dopo un risultato importante, una qualificazione raggiunta, penso che questo sia riconosciuto anche a livello internazionale. Quindi mi attacco a quello che ha detto Buzza: non siamo sicuramente i più forti del mondo, ma noi adesso appunto siamo consapevoli di voler andare a giocare una Coppa del Mondo a testa alta, facendo del nostro meglio, ma consapevoli davvero di potercela giocare con tante squadre. Nel mezzo, possibilità di giocare. Assolutamente sì, nel mezzo tra l'altro ci saranno anche le prime due partite di qualificazione ai campionati europei, andrete sul campo della Spagna per la prima giornata e poi dovrete affrontare la Serbia, si giocherà a novembre, tra l'altro partita con la Serbia che ha un'importanza già notevole nel percorso di qualificazione, perché c'è sempre quella formula che conosciamo piuttosto bene, delle migliori terze, dei risultati contro le prime e contro le seconde, ci penseremo poi. Invece volevo farti e volevo commentare insieme a te, volevo farti vedere la grafica che ti ha dedicato la Federazione Europea. Io ho trovato prima te di Mattias Gitzel, questo forse è il richiamo per la maglia azzurra, però no, una bella cosa, dai, ritrovarsi lì in mezzo, sia per la partita che hai giocato, ma poi come simbolo. L'Italia è in mezzo alle grandi squadre europee che vanno a questi mondiali. Fa un certo effetto vedere questa immagine, e è bello pensare che adesso ci siamo anche noi, lo sanno tutti, e non vediamo l'ora che arrivi gennaio, perché sarà qualcosa di incredibile, di storico per tutti noi. Indubbiamente, 29 maggio lo ricordo, c'è il sorteggio a Zagabria e già in tanti stanno cercando di capire quali saranno le sedi per seguire la nazionale, per esserci. Vedremo se si giocherà la fase a gironi tra Croazia, che ospiterà 4 degli 8 gironi, oppure in Norvegia, che poi tra l'altro ospiterà la finale nel mese di febbraio, i primissimi giorni di febbraio, dal 14 gennaio al 2 febbraio, questi campionati mondiali a Oslo, oppure in Danimarca sul campo dei campioni del mondo. Complimenti e grazie a Giacomo Savini. Grazie Matteo, grazie a te anche per seguirci con tutto questo entusiasmo, e siamo contenti di essere riusciti a ripagare anche questo, quindi grazie a tutti e
alla prossima. Meritato, meritato, entusiasmo dettato dalle vostre gesta in mezzo al campo. Grazie ancora a Giacomo Savini. Chiudiamo questa ampia parentesi, bella parentesi azzurra, felicissima con la qualificazione, lo ripeto, lo ripeterò ancora per l'ennesima volta, ai campionati mondiali del 2025. Non c'è solo l'azzurro però, perché intanto in questa giornata si sta giocando e sono in scena le gare 3 di playoff delle semifinali scudetto femminili. C'è una gara 3 di playout, nel weekend tocca alla Serie Gold con gara 1 di semifinale, c'è la Serie Silver, i campionati, le competizioni sportive studentesche, insomma tanta roba, fermiamoci un attimo. Anche a voi fa lo stesso effetto, ho i brividi quando l'ascolto. Non sono semplici note, non è una cosa banale. Dentro c'è quello che siamo, da dove veniamo, ciò che rappresentiamo. Siamo italiani, siamo azzurri. Finisce 35 a 33, andiamo ai campionati europei Under 18, andiamo ai campionati europei. Ciao a tutti, forza Campus, andiamo. Prendiamo fiato e per questa seconda parte andiamo di filata con una serie di grafiche che ci introdurranno agli appuntamenti del fine settimana. Intanto cominciamo con le gare che si stanno giocando in queste ore. 14 maggio, gara 3 di semifinale scudetto della Serie 1 femminile, e questo vale tanto per Salerno e Brixen, 1-1 nella serie e gara 3 in programma al Palapalumbo di Salerno, tanto quanto per AC Lifestyle Erice e Cassa Rurale Pontinia, anche qui 1-1 nella serie, tra l'altro con due vittorie l'una in casa dell'altra, e oggi si gioca al Pala Cardella. Questo dunque il quadro. Ricordo anche che Padova e Mezzocorona dovranno giocare gara 3 per quanto riguarda i playout, mentre nel fine settimana, a proposito di playout, salvezza dunque per Dossobuono, Lions Sassari che va al secondo e ultimo turno dei playout. Si gioca invece, iniziano, nemmeno il tempo di rifiatare dopo la nazionale, che iniziano i playoff scudetto di Serie A Gold. Vediamo qui gli abbinamenti, gara 1 che si gioca nel weekend, Junior Fasano che affronta l'Alpera Black Devils. Si gioca sul campo dei Meranesi gara 1, mentre Brixen e Conversano inizieranno la loro serie al Pala San Giacomo. Vediamo anche qui in grafica il programma delle partite del prossimo fine settimana. Iniziano peraltro anche i playout, playoff scudetto, Alpera Black Devils, Sidea Gruppo Fasano, 18 maggio alle ore 19, poi il 19 maggio invece Conversano e Brixen che si affrontano anche qui alle ore 19 per gara 1 di semifinale scudetto. Vediamo anche rapidamente il quadro dei playout, anche qui si gioca per gara 1, Secchia Rubiera, Macagi Cingoli, 18 maggio alle ore 18, e Trieste, Pressano si affrontano alle 20:30, gara 2 che poi si sposterà invece sui campi di Cingoli e dunque proprio dei trentini del Pressano. Rapidamente Serie Silver, anche qui si gioca l'ultimo turno di playoff, ma si gioca anche il turno, l'unico turno dei playout, e allora Metelli Cologne, Publiese Chiaravale, San Giorgio Molteno, Camerano del 18 maggio mettono in palio il primo passo verso la Serie Gold. Ricordo che non c'è una finale in questo caso, quindi le squadre che avranno la meglio all'esito di questa serie andranno in Serie Gold. Per quanto riguarda i playout, anche qui gara 1, gara 2, gara 3, Re Borbone, Cus Palermo, Verde Azzurro è il primo atto di questo potenziale triplo confronto, sicuramente doppio confronto tra le due formazioni isolane. Promozione in ballo, anche due promozioni in ballo, peraltro in ballo nel campionato di Serie A2 femminile, che si ritrova dal 15 al 19 maggio nella casa della Pallamano di Chieti. Per quanto riguarda le finals, la Final 6, protagoniste Chiaravalle, Leno, Secor Fox Ariosto, Areutusa e le Alto Atesine Laugen e Scena. Quello che stiamo vedendo è il calendario della manifestazione preso dal portale federhandball.it. Ricordo che tutte le partite saranno trasmesse in streaming su Pallamano TV e sul canale YouTube della federazione. In ultimo, sono già iniziati lo scorso
scorso nella giornata di ieri, quindi 13 maggio con l'inaugurazione, 14 maggio l'inizio delle gare, le competizioni sportive studentesche a Palermo, la fase finale intitolata peraltro all'indimenticato Concetto Lobello, storico presidente della Federazione Italiana, con 18 formazioni abbinate alle regioni e ad altrettanti istituti scolastici per quanto riguarda il torneo cadetti, ovvero quello al maschile, e 19 regioni invece in quello femminile, un grande risultato dal quale poi avremo spazio e tempo per raccontarvi sui canali ufficiali della Federazione Italiana Gioco Handball, le finali il 16 maggio alla Pala Oreto di Palermo. È tutto per questa puntata, questa lunga puntata di Handball Mania, ma meritata perché dedicata ampiamente alla nostra nazionale. Siamo ai saluti, io ringrazio la regia come al solito per il supporto e noi ci ritroviamo la prossima settimana. Auguro che non cambia. Buona pallamano a tutti, alla prossima.